Terzo giorno di protesti, ancora traffico rilento in prossimità della rotatoria Iannarello al chilometro 50 della statale 417 Catania-Gela. I manifestanti aderenti al comitato spontaneo del cosiddetto Movimento dei Forconi continuano ad alzare la loro voce. Giorno di blocco, le cose stanno proseguendo regolarmente perché le nostre aziende non possono sostenere le spese, non possono più mantenere queste persone, lavoratori peraltro, che lavorano dalla mattina alla sera spaccandosi la schiena per portare un pezzo di pane a casa. Che scendono in piazza, tutto il popolo si deve riunire e si deve protestare a questi aumenti, questa benzina, questa gasolio che costa, che non si può sostenere più. Il nostro lavoro non vale niente, non vale. I carciofi, aranci, tutte le cose sono senza niente, senza soldi, senza niente, a 10 centesimi. Oh, è il terzo giorno di protesta che stiamo facendo tutti quanti, qua c'è il popolo, quindi quello che voglio comunicare ai siciliani, diamoci una forza insieme, cerchiamo di stare insieme uniti. L'altra faccia della medaglia è rappresentata dagli utenti della strada, dai cittadini comuni e da quanti transitano e si imbattono inconsapevolmente sul blocco stradale. Gli automobilisti condividono però le ragioni della protesta. Sono d'accordo per le loro ragioni, però no, io dalle 5 che sono alzato, vengo da Iari, ho subito due fermi, uno al casello di San Gregorio e uno qua, sono stanco. Lo debbono fare per 6 mesi, non per 2 o 5 giorni, perché hanno ragione questi signori, per tutto lo devono fare, non solo per la benzina, per tutto, che sei per questo popolo operaio. Anche se provoca un po' di disagi, ovviamente provoca dei disagi, ma se lo dobbiamo fare tutti, vuol dire che non andrò al lavoro. La benzina è uno dei grandi problemi da liberalizzare, da affrontare radicalmente, partendo dalle benzine, dall'energia, poi le banche, poi le grandi assicurazioni e poi il resto, altrimenti è una cosa da ridere, questa liberalizzazione. Questo è nell'interesse di tutti i consumatori, che siamo il 99,99% che vive del proprio lavoro, così si spera.